Allora, queste sono delle letture, diciamo, per la scuola media. Ecco, questi due sono favole classiche, Young Reading, Series 2 e Young Reading Series 3. Con anche, guardate questo formato, questi sono testi singoli, alcuni di questi possono essere acquistabili anche con il CD, con la copertina rigida. Questi sono singoli, non sono cofanetti, quindi in un formato diverso. Poi abbiamo Aspen Beginners, in base ai temi che a uno piace, quindi Seasons, Dinosaurs. Guardate questo qui, vi mostro ad esempio Planet Earth, sono ricchi di immagini, e di foto e di illustrazioni. Guardate come sono composti, c'è il testo, diciamo, che spiega un po' in maniera un po' più, diciamo, sempre semplificata, ma dettagliata, diciamo, il tema. Poi abbiamo un glossario. E anche dei quick links, che sono quei link di approfondimento su il tema che noi abbiamo scelto. Poi abbiamo questo stupendo libro per chi vuole iniziare, chi ama scrivere, quindi iniziare a scrivere una propria storia, un proprio racconto. Ecco, passo passo, anche con le vignette, lo si può fare. È un libro, guardate, cartonato con gli anelli. Poi abbiamo una Bibbia illustrata da tenere a casa, da regalare. Pensiamo anche ad una comunione, ad una cresima. Questo è un formato proprio da tenere nella nostra libreria. Poi abbiamo una trilogia, ma si possono vendere anche singolarmente. Non ci sono delle illustrazioni qui. Direi anche, insomma, scuola superiore, adulti. Storia molto carina di avventura di questo parco naturale dove alcuni ragazzini appunto hanno diverse avventure per chi ama gli animali e diciamo l'ideale. Poi abbiamo un classico, però classic retold, quindi un po' più semplificato da leggere. Questo è comunque divertente come tema, ma riscritto in maniera un po' più semplice. Ecco, questo è studiato proprio per gli adolescenti, ma anche, insomma, può essere letto anche da noi adulti con tanti spunti per affrontare dei periodi particolari e quindi ristabilire il nostro benessere mentale quando si tratta ad esempio anche di bullismo, di bulimia, di un lutto, quindi come affrontare e come aiutare anche gli altri. Poi abbiamo due romanzi. E questo è un nuovissimo romanzo e questi possono essere proposti anche come book club per gli adulti. E poi ci sono questa serie 100 Things to Know About, che sono tantissime curiosità, proprio 100 in questo caso sulla storia, con illustrazioni e cose molto interessanti per chi amante della storia o magari per incuriosire sulla storia, perché ci sono veramente diciamo delle informazioni molto molto interessanti. Questo sempre per chi ama la storia è un libro dove ci sono tutti diciamo i divisi per nazioni gli eventi storici in ordine cronologico fino ai nostri giorni. E poi abbiamo un libro sulla economia, che cos'è l'economia for beginners, quindi per principianti, quindi diciamo ragazzi, ma anche per noi adulti. Poi abbiamo delle enciclopedie del pianeta Terra e di dinosauri, e vi mostro anche queste all'interno come sono fatte, illustrazioni ma anche foto. Quindi delle vere e proprie enciclopedie, pensate ad una scuola, pensate anche a insomma, ragazzi che sono appassionati, devono fare anche una ricerca, ecco qua, è tutto in inglese. E poi Stars and Planets, sempre, guardate, in questo caso abbiamo
proprio delle pagine apribili per poter avere proprio un panorama più completo anche delle costellazioni. E infine General Knowledge, quindi un libro proprio del sapere in generale, anche qui su tanti temi. L'animale più veloce, ecco, anche delle curiosità che appunto è bello appunto da tenere anche proprio come anche sulla musica, guardate, come spunto per appassionarsi, per avvicinarsi alla lingua inglese, ma in base alle proprie passioni.